Oggi concluderemo il nostro discorso su assolutismo e liberalismo nella storia dell'Europa moderna tra il 1600 e il 1700, ma anche prima e al di là di questi secoli. Concluderemo anche con un confronto tra i due grandi esponenti di questi modelli politici, di queste forme di pensiero che si sono affermate nell'Europa moderna, ovvero Hobbes e Locke. Andremo a vedere appunto in conclusione quelli che sono i rapporti di questi modelli politici con i concetti di giustizia, eguaglianza e cittadinanza, e andremo a fare anche delle riflessioni finali su quella che è stata la funzione dello Stato nei secoli rispetto anche al mondo di oggi. Quindi abbiamo già trattato il discorso legato al modello dell'assolutismo, quindi con i grandi pensatori Baudin, Botero e soprattutto Hobbes, con il suo Leviatano. Poi abbiamo parlato nella scorsa lezione in particolare del modello politico liberale che inizia ad affermarsi nell'Inghilterra di fine 600, primi 700 e che è legato anche a tutti i principi tipici dell'illuminismo. E quindi abbiamo trattato John Locke, il secondo trattato sul governo, abbiamo visto qual è il modello di Stato legato alla libertà dell'iniziativa privata, quindi abbiamo visto questo confronto tra assolutismo come Stato e quindi pubblico e liberalismo come invece individuo e quindi privato. Questo rapporto tra Stato e individuo, che è appunto il punto centrale della distinzione tra i due modelli, e il rapporto tra, interesse pubblico nell'idea dell'assolutismo e dello Stato e interesse privato che viene tutelato e garantito dal modello liberale. Ma questo modello liberale abbiamo detto che si afferma in Inghilterra. Abbiamo già detto come l'Inghilterra sia il paese dove si anticipano tutte le novità nel pensiero, nella cultura, nella civiltà, nella società, e quindi l'Inghilterra anticipa anche di un secolo le rivoluzioni del Settecento che porteranno a questa trasformazione dello Stato, dallo Stato assoluto, che poi era diviso in assolutismo, quello modello, diciamo, illimitato, potremmo dire, della Francia del Re Sole, e il modello assolutistico invece riformato delle monarchie germaniche, quindi Prussia e Austria. Ma le rivoluzioni, come sappiamo, si sono diffuse in tutta Europa e quindi a partire dalla Rivoluzione francese noi vediamo questo modello dello Stato liberale che si diffonde anche nei paesi dove c'era l'assolutismo. Però appunto l'Inghilterra, anticipando i tempi, vive la stagione delle rivoluzioni un secolo prima, nel 1600. La prima rivoluzione è quella di Cromwell, 1649, decapitazione di Carlo I. La seconda rivoluzione, invece, è quella di cui iniziamo a parlare oggi, cioè è quella della quale parliamo nel nostro discorso iniziale, che è la cosiddetta Glorious Revolution, la rivoluzione gloriosa che ha portato, come sappiamo, alla deposizione di Giacomo II Stuart a favore di Guglielmo d'Orange, e il documento simbolo di questa rivoluzione è il Bill of Rights. Noi oggi partiamo con il Bill of Rights proprio perché si tratta del documento emblematico che rappresenta proprio il momento iniziale dell'affermazione della monarchia costituzionale, che abbiamo già definito in precedenza, e della monarchia soprattutto in questo caso parlamentare, che è comunque una forma di monarchia costituzionale. Anzi, diciamo subito qual è
in breve la differenza. La monarchia costituzionale è una forma di governo di tipo monarchico, ovviamente, in cui il re esercita il potere esecutivo, ma in cui la separazione dei poteri è garantita da un testo costituzionale. Ora, come abbiamo già detto, in Inghilterra non c'è una vera e propria costituzione scritta, ma ci sono dei documenti simbolici, a partire dalla Magna Carta del 1215, per poi passare all'habeas corpus che abbiamo già citato, del 1600, qualche anno prima, 79, quindi 10 anni prima rispetto al Bill of Rights, e poi appunto questa Carta dei diritti, Bill of Rights, che è un po' un testo simbolico del costituzionalismo inglese, anche se appunto una costituzione ufficiale vera e propria non c'è. Quindi la monarchia costituzionale è quella in cui è previsto una separazione dei poteri, in cui quindi tre poteri siano affidati a tre organi diversi: il re ha quello esecutivo, il Parlamento ha quello legislativo e poi la magistratura per il potere giudiziario. Invece la monarchia parlamentare ha questo di particolare, cioè mentre nella monarchia costituzionale i ministri, quindi il governo, devono rendere conto, diciamolo in maniera semplice, al re, nella monarchia parlamentare è ancora più, se vogliamo, democratica, nel senso che il governo, i ministri, devono ottenere la fiducia e quindi rendere conto anche al Parlamento, non più al re. E quindi il Parlamento, nella monarchia parlamentare, ha il potere di revocare i ministri. Questa è la definizione. Quindi leggiamo alcuni passi di questo Bill of Rights che è veramente il simbolo del liberalismo. Il brano è tratto appunto dal Bill of Rights, stilato dal Parlamento britannico nel 1689, con il quale ha inizio la monarchia costituzionale, noi specifichiamo parlamentare inglese, perché la monarchia parlamentare è un tipo di monarchia costituzionale, ecco, proprio per dirlo esplicitamente. Il nome Bill of Rights indica letteralmente un progetto di legge sui diritti, ma l'espressione è entrata nell'uso col significato di dichiarazione sui diritti. Nella prima parte del documento, che non è riportata, si mettono in evidenza i torti subiti dal Parlamento opera di Giacomo II, che ha regnato solo 3 anni, dall'85 all'88, deposto appunto nel momento in cui il Parlamento, unito tra Whigs e Tories, si è appunto si è unito il Parlamento nelle due fazioni per chiamare a Londra il governatore d'Olanda, Guglielmo d'Orange, che era marito di Maria Stuart, figlia di Giacomo II, quindi deposto in favore di questi due sovrani che accettarono le clausole del Bill of Rights prima della loro proclamazione a sovrani. Quindi loro sono stati posti sul trono d'Inghilterra a condizione che firmassero questo testo. Nella sezione invece qui riportata vengono sottolineati i caratteri fondamentali della democrazia costituzionale e liberale, istituita a tutela dei diritti dei cittadini, tra cui la libertà di espressione, l'esistenza di un libero Parlamento e libere elezioni, la tolleranza religiosa. Qui vediamo in evidenza alcuni termini particolari come diritti cittadini, quindi non era una cosa, diciamo, solita chiamare diciamo gli abitanti del regno, chiamarli cittadini, perché venivano considerati sudditi nell'età del 600 dell'assolutismo. Qui già parliamo di cittadini e quindi anticipiamo di 100 anni, esattamente proprio 89, quella che è la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, appunto, che è il simbolo della rivoluzione francese. L'altra parola, le altre parole particolari sono democrazia e liberale, leggiamo. Quindi abbiamo già distinto i due termini perché noi parliamo di liberalismo nel momento in cui lo Stato tutela i diritti e le libertà dell'individuo,
ma il liberalismo è una forma di pensiero legata alla classe borghese, quindi non al popolo, mentre invece la democrazia può essere definita una forma di liberalismo estremo, cioè una forma in cui certamente vengono comunque ribaditi i concetti del liberalismo, ma la democrazia addirittura è il potere del popolo che poi si esercita questo potere attraverso la rappresentatività, quindi le elezioni e il suffragio universale. Qui si parla di democrazia in un senso un po' lato, perché non abbiamo ancora un'idea di suffragio universale in Inghilterra con il Bill of Rights, ma come sappiamo la rivoluzione inglese è una rivoluzione che vede l'affermazione di una certa borghesia o piccola nobiltà, cioè è una rivoluzione parlamentare del Parlamento, e il Parlamento era espressione non delle frange popolari. Ricordiamo che nella prima rivoluzione inglese c'era stata questa scissione, appunto, tra Cromwell, che era rappresentante dei puritani e quindi della classe borghese, e le frange radicali estreme che chiedevano appunto il suffragio universale, che erano i livellatori e zappatori, livellers e diggers, che invece chiedevano, che invece vengono poi stroncati da Cromwell. Quindi democrazia costituzionale, diciamo monarchia costituzionale e liberale, per cui diritti, giustizia, uguaglianza, tolleranza religiosa. I lord e i comuni dichiarano, quindi le due camere del Parlamento, la Camera dei Lord e la Camera dei Comuni, dichiarano che il preteso potere di sospendere le leggi o l'esecuzione delle leggi per autorità regia senza il consenso del Parlamento è illegale, che il potere di dispensare dalle leggi per autorità regia è illegale, che l'ordine di costituzione della recente Corte di Delegati per cause ecclesiastiche sono illegali e perniciosi, quindi pericolosi, che imporre tributi, questo è importante, ricordiamo proprio questa questione delle tasse già dal tempo della Petition of Right, in favore o ad uso della corona senza l'approvazione del Parlamento, è illegale, quindi il Parlamento diventa il punto di riferimento della monarchia inglese. Che i sudditi, quelli chiama sudditi, hanno il diritto di petizione al re e ogni incriminazione o persecuzione per tali petizioni sono illegali. È illegale, sarebbe in italiano, ma comunque qui abbiamo il discorso legato anche a quello dell'habeas corpus. Che riunire e mantenere nel regno in tempo di pace un esercito stabile, se non vi è il consenso del Parlamento, è contro la legge. Quindi abbiamo i due punti fondamentali del Bill of Rights. Il re non può imporre tasse o formare un esercito senza il consenso del Parlamento. Che i sudditi protestanti possono tenere armi per loro difesa adeguate alla loro condizione permesse dalla legge. Quindi abbiamo proprio questa definizione per i protestanti, che l'elezione dei membri del Parlamento deve essere libera, che la libertà di parola, di discussione, di stampa in Parlamento non deve essere impedita o contestata in nessuna corte o luogo fuori dal Parlamento, che non devono essere richieste cauzioni né ammende né pene crudeli e inusitate, che i giurati devono essere debitamente iscritti nelle liste, debitamente nominati, e i giurati dei processi di alto tradimento devono essere liberi proprietari. Quindi c'è anche una indicazione riguardante i membri dell'organo giudiziario, no? Dei giurati, di coloro che debbono esprimere pareri nei processi. E quindi devono essere liberi proprietari. Quindi c'è questo anche riferimento alla proprietà che ci fa pensare anche al collegamento tra questo Bill of Rights, questo documento simbolo del liberalismo e il liberismo economico che poi ha portato alla rivoluzione industriale. Quindi quando parliamo di collegamenti, di nessi tra politica, filosofia politica e comunque economia e quindi
mutamenti anche dal punto di vista economico dell'Inghilterra, che poi ha portato al mutamento ovviamente sociale con la nascita delle classi sociali, nasce da qui. Quindi il punto di partenza della rivoluzione industriale è comunque la rivoluzione politica, ma anche religiosa, perché si parlava dei protestanti e chiaramente anche dei calvinisti, perché comunque i puritani avevano fatto la prima rivoluzione, dopodiché si era tornati certo all'anglicanesimo, però questo ideale calvinista, quindi che portava alla borghesia dei commerci, degli affari, i liberi proprietari, si mantiene in Inghilterra. Che ogni consenso o promessa di pagamento di pene pecuniarie, prima che il reo sia convinto, è illegale. E che per far giustizia di ogni gravezza e per emendare, rafforzare e preservare le leggi, le riunioni del Parlamento devono essere tenute frequentemente. Questo perché il re utilizzava il Parlamento a suo piacimento. Nel primo 600, ricordiamo che il re Carlo I, ma anche Giacomo I, convocava il Parlamento solo quando aveva bisogno di imporre nuove tasse o formare un esercito. In questo caso, e poi il Parlamento faceva un po' quello che voleva il re. Ed essi chiedono e domandano con insistenza l'osservanza di tutti e ciascuno dei predetti punti, pienamente fiduciosi che Sua Altezza il Principe d'Orange vorrà perfezionare l'opera di liberalizzazione da lui iniziata e li vorrà preservare dalla violazione dei diritti che essi hanno affermato, da ogni altro attentato alla loro religione, ai diritti e libertà. Vedete, le parole chiave hanno importanza nei testi storici. Diritti, libertà, i detti lords spirituali e temporali e i comuni riuniti a Westminster stabiliscono che Guglielmo e Maria, principe e principessa di Orange, sono e sono dichiarati re e regina d'Inghilterra, Francia e Irlanda e dei domini a essi appartenenti. Quindi è una dichiarazione piuttosto forte, piuttosto evidente, che fa riferimento proprio a questi principi che abbiamo detto del liberalismo. Ma vediamo quindi in conclusione questo confronto quindi tra il modello dell'assolutismo e del liberalismo, quindi tra i due grandi pensatori inglesi, appunto, perché è l'Inghilterra la patria di questa riflessione politica, che sono Hobbes e Locke. Qui vediamo uno schema che mette a confronto il concetto di stato di natura, che abbiamo già trattato nelle lezioni precedenti. Quindi molto rapidamente vediamo che per Hobbes lo stato di natura, abbiamo già detto, è fondato sull'egoismo e sull'identico diritto di tutti su tutto. In Locke non è molto diverso, come vedremo la differenza la troveremo più avanti, perché per Locke è fondato sull'identico diritto di tutti gli esseri umani di disporre di sé e dei propri beni. Quindi in effetti c'è una sottile differenza, perché mentre per Hobbes lo stato di natura porta ad avere diritti su tutto quanto, in Locke lo stato di natura è il diritto degli esseri umani di disporre dei propri beni. Quindi c'è già un concetto di limitazione. Per Locke lo stato di natura non porta gli uomini a volere le cose degli altri, ma porta a voler disporre dei propri beni, e quindi c'è un'idea in effetti contrapposta, ecco, se adesso andiamo a vedere bene. Mentre per Hobbes lo stato di natura non è limitato ad alcuna regola, cioè in natura per Hobbes non ci sono regole che limitino questo diritto di tutti su tutto, e genera quindi lo stato di natura uno stato di guerra di tutti contro tutti. Invece per Locke lo stato di natura è limitato dalla legge di natura, cioè esiste nella natura anche una legge, non solo questo istinto a voler disporre dei propri beni. Locke dice: l'uomo è portato per natura a voler conservare i propri beni, ma anche una legge che impone a ogni individuo di non danneggiare gli altri, garantendo, entro certi limiti, una convivenza pacifica.
Quindi sono due visioni che diventano a questo punto diametralmente opposte. Alla fine, mentre per Hobbes lo stato di natura è una condizione premorale, in cui non esistono giusto e ingiusto, e questa è un'osservazione molto interessante a livello di filosofia, come riflessione morale, appunto, per cui lo stato di natura per Hobbes è uno stato in cui, appunto, non esiste proprio una morale, è al di fuori da ogni morale. Non c'è ancora una distinzione tra il bene e il male nell'uomo, nello stato di natura. L'uomo tende a accaparrare tutto quello che trova senza porsi la questione se sia moralmente corretto, giusto o immorale. Mentre invece per Locke lo stato di natura coincide con una condizione di giustizia naturale. Quindi abbiamo due visioni veramente opposte, perché sono due visioni dell'uomo che nello stato di natura, ecco, quindi ecco perché Hobbes ritiene necessaria l'attuazione di un Leviatano, un governo stabile che limiti questa natura dell'uomo, invece è come se Locke dicesse bisogna assecondare la natura dell'uomo, perché l'uomo è buono per natura, è portato ad essere giusto e quindi deve essere lasciato libero di esprimere la propria natura, la propria umanità. Ma vediamo ancora meglio un confronto tra Hobbes e Locke proprio sul concetto di potere, quindi, e di Stato. Quindi se questa era una scheda di confronto sul tema dello stato di natura, invece il potere, vediamo da dove deriva il potere. Per Hobbes il potere deriva da un patto tra i soli sudditi, che abbiamo già specificato in precedenza nelle altre lezioni, che questo pactum unionis et subiectionis è un patto in cui non interviene il sovrano non è tenuto a nulla perché non deve firmare un patto, mentre poi per Locke, come vedremo, il sovrano invece è parte di questo patto. Che cosa dice Hobbes? Viene infatti creato dall'arte quel grande Leviatano chiamato Repubblica o Stato, in latino Civitas, che non è altro che un uomo artificiale, anche se ha una statura e una forza maggiori rispetto all'uomo naturale, per proteggere e difendere il quale è stato voluto. Questo è proprio l'introduzione del Leviatano di Hobbes. Quindi la prospettiva laica e razionalistica di Grozio, che è il pensatore del giusnaturalismo, giunge alla sua massima espressione nella riflessione politica di Hobbes, il quale abbandona definitivamente sia l'idea aristotelica dell'essere umano come animale politico, incline per natura alla socievolezza, sia l'idea cristiana dello Stato come rimedio di origine trascendente ai mali umani. Questo ha a che fare quindi con la laicità dello Stato, già per Hobbes. Anche per Hobbes, come già per Machiavelli e Grozio, lo Stato è un artefatto della ragione. Quindi non è qualcosa di naturale, è qualcosa che l'uomo pone artificialmente. Il più utile dei congegni costruiti dall'uomo per fronteggiare le insidie della natura e le pulsioni egoistiche. Esso è il frutto di un contratto mediante il quale gli individui, i futuri sudditi, guidati dalla ragione, rinunciano al loro naturale diritto su tutto e riconoscono a un sovrano o un'assemblea, come abbiamo già visto, il potere assoluto di promulgare o abrogare le leggi e di farle rispettare con la forza. E qui abbiamo appunto l'idea del sovrano absolutus, quindi sciolto da vincoli, che detiene sia il potere esecutivo che giudiziario. L'assolutismo hobbesiano corrisponde a un radicale giuspositivismo, secondo il quale è giusto, iustum, soltanto ciò che è comandato, iussum, dallo Stato, dal momento che non esiste nulla che possa dirsi giusto in sé. Quindi è giusto ciò che lo Stato comanda. La legge positiva è quindi l'unica misura del bene e del male. Essa rappresenta la volontà e l'appetito dello Stato e costituisce l'unico modo per uscire dal relativismo morale che caratterizza lo stato di natura, dove l'agire è regolato
esclusivamente dall'appetito dei privati. Quindi questa lettura approfondisce questi concetti che abbiamo già trattato più volte. Vediamo Locke in contrapposizione, appunto, dall'assolutismo al liberalismo. Per Locke il potere deriva da un patto tra i sudditi e il sovrano. Il grande principale fine per cui gli uomini si uniscono in stati e si assoggettano a un governo è la salvaguardia della loro proprietà. Vedete come si sottolinea l'elemento proprietà, la borghesia, l'interesse individuale. La dottrina politica di Locke rappresenta la variante liberale del modello contrattualistico. Quindi hanno in comune il contrattualismo, ma questa è una variante. Al di là delle differenze radicali che lo distanziano da Hobbes, con quest'ultimo Locke condivide la convinzione che la società politica abbia la sua origine in un patto tra individui isolati, indipendenti e uguali. Quindi questa necessità di uguaglianza che ritroviamo sia nell'assolutismo che nel liberalismo. Tutti ugualmente esposti al rischio della morte violenta per Hobbes. Hobbes vive la prima rivoluzione inglese, questo è un po' il confronto fra i due, che Hobbes vive la prima e Locke vive la seconda rivoluzione inglese, soprattutto, era comunque già nato, ma era molto piccolo, era giovane, Locke nella prima rivoluzione inglese era un ragazzo, diciamo, e tutti depositari degli stessi diritti inviolabili, quindi per Locke, e questa la diversa concezione di uguaglianza, no? Tra i due. Da Hobbes, Locke si distingue per il diverso modo di considerare lo stato di natura. Abbiamo già visto prima, bellicoso per Hobbes, pacifico per Locke. Per le caratteristiche attribuite al contratto, che per Hobbes è unilaterale, quindi è un contratto che è solo tra, diciamo, i sudditi, irrevocabile e totale, invece bilaterale, cioè tra sudditi e sovrano, revocabile e parziale nella rinuncia ai diritti per Locke e per la concezione del potere che ne deriva. Quindi il potere, secondo Hobbes, il modello dell'assolutismo, è assoluto e indivisibile, mentre il modello liberale, che poi si affermerà nella storia, è limitato e divisibile per Locke. Questa ultima scheda ci mette bene il confronto tra Hobbes e Locke, facendoci vedere come per Hobbes lo stato di natura sia il regno del conflitto, per Locke è una generale instabilità. Quindi è opposto, anche se, diciamo, con quelle distinzioni che abbiamo detto prima. Per entrambi è necessario un contratto sociale in cui per Hobbes vengono trasferiti tutti i diritti al sovrano e il patto è irreversibile, mentre Locke dice che viene trasferito il diritto di amministrare la giustizia e il patto può essere revocato, ovvero mentre Hobbes dice che il sovrano ha solo l'obbligo di mantenere la pace e la tranquillità, cioè non può obbligare gli uomini ad andare in guerra, per il resto il sovrano ha il potere di chiedere qualsiasi cosa ai cittadini. Per Locke invece il sovrano può chiedere solo quello che gli è consentito, se vogliamo. È come se i sudditi gli dessero alcuni diritti, non tutti, ma il diritto alla libertà, all'iniziativa privata, quelli per Locke sono mantenuti. E se il re non dovesse rispettare questi limiti che i sudditi gli danno, il re può essere revocato, il patto può essere revocato e quello che poi sarà l'evento della Glorious Revolution, tant'è vero che le opere di Locke anticipano di 10 anni la Glorious Revolution, in qualche modo la preconizzano, se vogliamo. Stato assoluto, Stato liberale. Ma in ultima analisi, in ultima conclusione, vediamo questa riflessione sul concetto di Stato, su quello che è il ruolo dello Stato e il significato dello Stato al giorno d'oggi. Perché? Perché questi due modelli di assolutismo e liberalismo si possono poi ritrovare in forma anche molto diversa anche nell'età contemporanea. Il modello dello Stato assoluto, che è il modello che parte, come abbiamo visto, dall'idea di Jean Bodin e poi di Hobbes e di assolutismo, e che si ritrova in un certo qual modo anche nelle idee
anche diversamente di Rousseau, di volontà generale per cui gli uomini rinunciano alla loro individualità per far parte di un corpo, diciamo, collettivo che è quello dello Stato, ecco, queste idee poi arriveranno attraverso una forma differente che nell'Ottocento assume l'ideale dell'impero napoleonico e quindi la forma del bonapartismo, possono in forme diverse arrivare nel Novecento alle esperienze dei cosiddetti totalitarismi, passando ovviamente attraverso l'idea dello Stato di Hegel e quindi dello Stato etico, quindi di uno Stato al di sopra di tutto in cui l'individuo abbia appunto senso e valore solo all'interno di uno Stato. Mentre il modello liberale, che poi sarà quello prevalente appunto, che vincerà, vincente, che nasce dal Bill of Rights, dalle riflessioni di Locke e che attraversa il secolo della borghesia, che è il Settecento, con le grandi rivoluzioni, poi si, diciamo, evolve nella forma dello Stato cosiddetto liberale dell'Ottocento e poi democratico del Novecento, perché dopo la Prima Guerra Mondiale abbiamo l'esplosione della società di massa, degli stati democratici e quindi il modello liberale sarà quello delle cosiddette democrazie occidentali che si contrappongono ai totalitarismi. Ora, al di là di questa distinzione appunto tra modello totalitario, quindi Stato erede dell'ideale assolutistico, e modello democratico, ovvero individuo, modello del liberalismo, noi sappiamo che poi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi nel mondo contemporaneo, quello che prevale sarà il secondo, il modello liberale democratico, con il crollo dei totalitarismi, fatto eccezione per quello comunista che però poi crollerà nel 1989, vedete come questo anno 89 è emblematicamente ricorrente dal 689 al 789. Nell'Ottocento c'è, diciamo, l'esposizione di Parigi, ma nel 1989 abbiamo proprio questo evento. E allora concludiamo la nostra trattazione con una riflessione di un grande storico inglese di formazione marxista, che è Eric Hobsbawm, il quale nel 2007, quindi dopo il crollo del modello appunto assolutistico, vede quella che è la situazione del mondo e del ruolo dello Stato al termine di questo crollo del modello assolutistico e con l'affermazione del modello liberale, che però evidentemente ha avuto poi un'evoluzione molto estrema nell'età contemporanea. E quindi lo Stato, come si è delineato nell'età moderna, quindi come l'abbiamo descritto finora, pare aver esaurito oggi la sua funzione storica. Questo dice Hobsbawm. Uno sguardo dal presente. Lo Stato ha esaurito la sua funzione storica. È di questo parere appunto Eric Hobsbawm, che muore nel 2012, ma nel 2007 pubblica questo saggio, che è appunto La fine dello Stato. Uno dei più apprezzati storici contemporanei. In questo brano egli si chiede se la parabola dello Stato moderno stia per giungere alla sua fine. Uno Stato che, come sta accadendo a quelli occidentali, ha rinunciato alla leva obbligatoria e ha privatizzato progressivamente settori come la scuola, la sanità, la previdenza. Su quali elementi si può ancora reggere? E non è proprio la crisi dello Stato, un tempo detentore del monopolio della forza, a scatenare l'esplosione del terrorismo internazionale? Ora andiamo a leggere le riflessioni dello storico inglese. I governi dei moderni stati nazionali o territoriali, qualunque governo, si basano su tre presupposti. Primo, che abbiano più potere di altre unità operanti sul loro territorio. Secondo, che gli abitanti del loro territorio accettino più o meno volentieri la loro autorità.
terzo, che tali governi siano in grado di fornire ai cittadini quei servizi ai quali non sarebbe altrimenti possibile provvedere, perlomeno non con la stessa efficacia, come legge e ordine per riprendere un'espressione proverbiale. Negli ultimi 30 o 40 anni, quindi diciamo a partire dalla caduta del muro di Berlino, questi presupposti hanno progressivamente perso la loro validità. In primo luogo, pur essendo ancora di gran lunga più potenti di qualunque rivale interno, anche gli stati più forti, più stabili e più efficienti hanno perso il monopolio assoluto della forza coercitiva. Non ultimo, grazie alla marea di nuovi piccoli strumenti di distruzione portatili, oggi facilmente accessibili ai piccoli gruppi dissidenti, e all'estrema vulnerabilità della vita moderna di fronte agli sconvolgimenti improvvisi, per quanto leggeri possano essere. Quindi si fa riferimento qui anche ai cellulari, ai dispositivi che collegano e che permettono anche l'affermazione, come diceva l'introduzione, del terrorismo internazionale. In secondo luogo, hanno iniziato a vacillare anche i due pilastri più solidi di un governo stabile, ossia, nei paesi che godono di una legittimità popolare, la lealtà dei cittadini e la loro disponibilità a servire gli stati, e nei paesi dove la legittimità popolare manca, la pronta obbedienza a un potere statale schiacciante e indiscusso. Attività caratteristiche di un governo nazionale o locale, come gli uffici postali, le prigioni, le scuole, l'approvvigionamento idrico e anche i servizi assistenziali e previdenziali, sono stati ceduti a imprese commerciali. I dipendenti pubblici sono stati trasferiti ad agenzie indipendenti o rimpiazzati con subappaltatori privati. Anche alcune parti dell'apparato bellico sono state subappaltate. Questa è la privatizzazione estrema di cui sta parlando Hobsbawm, di questo modello di Stato che dal liberalismo è arrivato al capitalismo estremo, al post-capitalismo. E naturalmente il modus operandi delle aziende private, che mirano alla massimizzazione dei profitti, è diventato il modello al quale ogni governo aspira a uniformarsi. Quindi sono i governi e la politica che si uniformano al modello dell'economia e del profitto, che è poi il modello che ha dato vita a questo tipo di Stato. L'ideale della sovranità del mercato appare come un'alternativa a ogni sorta di politica, poiché nega la necessità di decisioni politiche che sono esattamente le decisioni sugli interessi comuni o di gruppo, in quanto distinti dalla somma di scelte, razionali o meno che siano, dei singoli individui che perseguono i propri interessi personali. E così lo Stato territoriale sovrano, che forma la cornice essenziale della politica democratica e di ogni altra politica, è oggi più debole di ieri. La portata e l'efficacia delle sue attività sono ridotte rispetto al passato. Il suo comando sull'obbedienza passiva o il servizio attivo dei suoi sudditi o cittadini è in declino. Quindi continua il termine sudditi ancora. Due secoli e mezzo di crescita ininterrotta del potere, del raggio di azione, delle ambizioni e della capacità di mobilitare gli abitanti degli stati territoriali moderni, quali che fossero la natura o l'ideologia dei loro regimi, sembrano giunti al termine. Quindi sembra quasi di essere arrivati a un punto di arrivo di quel processo che nasceva con la formazione dello Stato nell'età moderna. La relazione tra i cittadini e le autorità pubbliche si fa più remota e i loro collegamenti più deboli. C'è stato un forte declino di quell'alone divino, e questo è un termine che quasi ci riporta al pensiero, alla filosofia di Weber, no? Con quella aura sacrale che ha perduto poi il sistema del calvinismo, del capitalismo, quindi un capitalismo che ha perso l'aura sacrale, e in questo caso un alone divino che circonda non solo i re shakespeariani, quindi da inglese Hobsbawm chiaramente fa riferimento a Shakespeare,
ma anche i simboli pubblici della coesione nazionale e la lealtà dei cittadini verso ogni istituzione governativa legittima. Quindi qui addirittura Hobsbawm, con il suo discorso sulla fine dello Stato, mette in discussione proprio quello che era la base dello Stato, cioè il consenso che abbiamo raccontato in tutte queste lezioni dei cittadini nei confronti dell'istituzione statale. Quindi una sovranità, un potere dello Stato che si basava sulla lealtà, sulla volontà dei cittadini che ci fosse un'istituzione in grado di garantire la giustizia e l'uguaglianza, al giorno d'oggi è venuta meno, cioè sembra quasi arrivati al momento in cui la funzione dello Stato non c'è più, cioè lo Stato ha perduto quella che era il suo alone divino, quella che era la sua caratteristica fondamentale, quello di essere un punto di riferimento per le istituzioni, per i cittadini, eccetera, eccetera. E quindi questo discorso, diciamo, in maniera amara si pone come riflessione conclusiva che ognuno di noi nel suo interno può fare su quello che è il significato dello Stato al giorno d'oggi, al di là di questo confronto tra il modello dell'assolutismo, ovvero dello Stato, e il modello del liberalismo, che comunque è stato quello poi prevalente, per cui tra Stato e individuo prevale l'individuo, tra pubblico e privato prevale il privato, e se l'individuo prevale abbiamo la fine della funzione dello Stato.